nastro per Cartoceto dopo il festival. L'evento, giunto alla sua 42esima edizione, ha dato il via alla kermesse organizzata dal comune di Cartoceto con l'obiettivo di promuovere all'interno del territorio della DOP l'oro verde delle Marche. Nonostante il tempo incerto, l'evento si è aperto con un'ottima affluenza di pubblico presente in piazza Garibaldi già dal mattino per gli acquisti di olio, olive, formaggi, vini e conserve, mentre gli amanti della buona musica e della cucina hanno affollato il festival e i vari eventi in programma per tutto l'arco della giornata. Non sono mancati inoltre momenti di spettacolo e intrattenimento con l'esibizione del Marching Emily Jazz Band, che ha portato una ventata di swing anni 20 tra le strade dell'antico borgo. Poi i bambini si sono divertiti con i laboratori didattici, le premiazioni dei migliori studenti dell'anno e gli spettacoli dell'abile teatro con il Mago per Svago in piazza. I sentieri verdi hanno raccolto tanti viandanti innamorati del territorio ed entusiasti della visita ai frantoi. Piazza pienissima, tanta gente per questa 42esima edizione della Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva. Prosegue domenica prossima, anche quest'anno tanti partner istituzionali e non, un programma ricchissimo in queste due domeniche. Credo che la ciliegina sulla torta di questa domenica sia senza dubbio il concerto al Teatro del Trionfo di Sergio Cammariere, mentre domenica prossima l'appuntamento sarà con Walter Ricci e Fabrizio Bosso, due mostri del jazz che, come dicevo prima, un po' come ciliegina sulla torta animeranno questo festival Cartoceto DOP. Infine, molta l'attesa per il concerto al Teatro del Trionfo del maestro Sergio Cammariere, registrando sold out in un concerto intimo ed avvolgente con voce e piano, attraversando tutti i suoi migliori successi della sua carriera tra applausi ed ovazioni. Che hai versato nel bicchiere, senza